Buonasera e benvenuti nella più grande multinazionale del mondo che si occupa di dialogo pacifico tra i popoli. Buonasera, Mr. Cook. Generale Cook, prego. Perché? In generale, io Tim Cook. Ah. Lei conosce questo simbolo? Ah, certo, sì, è il simbolo della pace. Ha mai notato che sì, la parte nera sembra un omino? È vero. Ecco, noi della Inculate siamo più la parte verde. Sì. Lei lo sa quanto si spende nel mondo ogni anno per le armi? No. 1750 miliardi di dollari. Ah. Fa circa 50.000 dollari al secondo. Ah. Da quando abbiamo iniziato a parlare, nel mondo hanno già comprato armi per 1300, 1350, 1300, 400, 500, 600. Ancora, sì, sì. Dai, lei si rende conto di quale gigantesco, interminabile, tantrico orgasmo planetario abbiamo generato? Ma quindi voi producete armi? Ah. Lei mi offende. Scusi. Li vede questi cattivoni? Sì. Noi creiamo il nemico. Ah. Saddam, Gheddafi, Bin Laden. Prima li abbiamo aiutati, coccolati, nutriti. Li abbiamo fatti crescere e poi al momento giusto, boom. Li avete fatti saltare? No, boom economico, sciocchino. Ah. Dopo gli attentati di Parigi, Dassault Aviation, che produce bombardieri, in un solo giorno ha guadagnato il 12%. Ah. L'ho intristita. Un po'. No, non faccia così, non sarà mica veramente un pacifista del cazzo. No, beh, in questo caso non si preoccupi, perché su internet può già trovare il catalogo completo di gadget per l'indignato alla moda. Ah, sì? Sì. Segno di pace. Pregare per Parigi, unisex, felpe con cappuccio, €19,80. Pray for Parigi, adesivo, lutto, fiocco, €3,99. Sì. Ma può trovare anche t-shirt, felpe, felpa a cappuccio, nastrini, candele, fiaccole, calamite, fiaccole con cappuccio, sì, candele con nastrini felpati a forma di fiaccola calamitata. E se vuole può anche scaricare a pagamento Imagine di John Lennon. Tutto, che bella. Il necessaire completo per il pacifista convinto. Sì. Lei è convinto? È convinto di cosa? Convinto che comunque la pensi pacifista o no, per lei sarà un enorme Inculate? Sì. Ma non è tutto merito nostro, sa? Noi abbiamo solo sviluppato un'intuizione che ebbe mio nonno durante la Prima Guerra Mondiale. Come si chiama suo nonno? Anche in Abissinia, Tin. Ecco. Anche in Abissinia, Tin Cook. Bene, bene. Le vuole tre Inculate veloci, veloci al brucio? Ah, beh, sì, sì, sì. Le compagnie petrolifere, i servizi segreti e Walter Zenga. Cosa c'entra Zenga? Niente, questo è un mio fatto personale tra me e la Sampdoria. Ah, ecco, ho capito. No, no, per carità. Capito. Era strano. Vecchia birba, ehi! Sì, sì. Mi dica. Lei ha già chiesto scusa a Oriana Fallaci? Ah già, è vero. Bisogna chiedere scusa perché lei aveva previsto tutto. Esattamente, lo scontro di civiltà, l'invasione dei musulmani, gli attacchi a Parigi, la scomparsa di Moira Orfei. No, lei quello no. Lei aveva previsto tutto. Sì, e noi non l'abbiamo ascoltata. Quanto è minchione lei. Noi abbiamo fatto esattamente quello che voleva la Fallaci. Ah sì? Lei voleva bombardare l'Islam. Sì. Bush l'ha fatto e siamo arrivati a questo punto. E ora dobbiamo chiederle anche scusa. Mentre si inchina alla memoria, non sente forte e pressante la presenza dell'Inculate? Sì. Comunque l'ISIS non cambierà il mio modo di vivere. Ma certo, naturalmente. Ma perché dovrebbe? Ma infatti... Il suo stile di vita è perfetto così. Lei si alza la mattina alle 7, si fa un'ora nel traffico ad andare e un'ora a tornare per fare un lavoro precario, senza aspettative di pensione. Ha un capo stronzo, colleghi idioti, mangia roba che nessuno le fa venire il cancro, la gonfia. Weekend all'IKEA e lunedì si ricomincia. Perché mai dovrebbe cambiare il suo stile di vita? A noi lei serve esattamente così com'è, umanamente fallito ma consumatore eccellente, splendidamente condizionabile. Sì. E con quella giusta spruzzatina di retorica.